Una stagione entusiasmante per il Volley Santa Monica. La squadra maschile, dopo una cavalcata memorabile, è riuscita nell'obiettivo di conquistare la Serie D. Il nostro obiettivo di crescita a livello societario è iniziato nel migliore dei modi, con la conquista della Serie D. Sapevamo di avere una buona squadra, poi il resto l'hanno fatto un grande gruppo e un allenatore in gamba. Nella pallavolo non si sa mai niente, finché non metti giù l'ultima palla non sei mai sicuro di niente, quindi quando abbiamo fatto l'ultimo punto della vittoria è stato molto bello per tutti. Che partita era? La partita che abbiamo giocato, abbiamo vinto 3-0 con Icaro Sport. Abbiamo sfiorato il primo posto per parecchio tempo, ce la siamo combattuta con la prima in classifica per parecchio tempo, fino alle ultime partite in cui, diciamo, abbiamo avuto un piccolo calo più mentale. Il ricordo più bello che può racchiudere tutta la stagione a fine partita di gara 2 dei playoff, appena conquista la Serie D, con tutta la squadra che va a salutare il proprio pubblico con un tuffo finale, tutti insieme sotto la curva, e hanno cantato un coro che abbiamo creato noi, diciamo, dei minatori, perché lo stemma della società è proprio il minatore, e quindi è stato veramente bello cantare e gioire insieme a tutto il pubblico che ci ha seguito. Con quale criterio voi scegliete i giocatori che poi faranno parte della stagione sportiva successiva e soprattutto quanti ragazzi vengono qui al Palacivetta a chiedere di giocare per il Santa Monica? Allora, mi fa piacere la domanda, perché noi prima di scegliere atleti scegliamo delle persone. Deve essere un tipo di atleta particolare, deve essere educato, rispettoso dell'allenatore, del pubblico, degli avversari, e poi deve essere un buon atleta. La maggior parte dei nostri atleti, penso l'80-85%, sono atleti del nostro settore giovanile, molti dal mini volley, quindi comunque li conosciamo da tanto tempo. E poi integriamo con qualche acquisto nuovo, sempre in base alle caratteristiche, insomma, che a noi piacciono. E l'anno prossimo saranno due le squadre del Santa Monica Militare in Serie D. Infatti la femminile ha conquistato la permanenza in categoria dopo lo spareggio da Ostia per Canale 10. Valerio Nasetti.